Siamo in vista dell'isola d'Elba, dove nell'81 i mitici caschi rossi scrissero una bellissima pagina di storia della regolarità. Siamo qua in compagnia con Francesco Cavidret, esperto di ricambi arrugginiti. Pilota, Marco, diciamo. Ho detto Angelo per gli amici, esperto di cinquantini. Salutiamo. È un unico pilota ancora in attività. Begalli, detto la Bega. Detto la Bega e coi Morini. Mi permetterei di aggiungere grossi calibri della regolarità emiliana. Grazie. Dietro perfetto. La telecamera abbiamo il mitico Piacenti. Che bravo. Non dimenticare. Sedicente campione italiano, poi si vedrà se è vero o no. Ragazzi, cosa andiamo a fare all'Elba noi oggi? Andiamo a sostenere i nostri piloti. I nostri piloti e vedere un po' come la rappresentanza del nostro motoclub. Dillo pure. Ah, dite pure anche i nomi. Dopo dice. Monti Moreno. Socio con la nuova maglia. Con la maglia nuova del motoclub Alta Val del Reno. E Felci Franco, detto Pacciarone. Anche lui Alta Val del Reno. Che difendi i colori, classe 500, io ho detto. Dovresti aggiungere moto e classe. Però. Moto e classe, sì. Poi c'è Bettini. Categorie, insomma. Vai, insomma. Poi c'è Bettini. Insomma, che moto hanno questi ragazzi? Uno ha Cook 440, Moreno, Monti, Kramit. Dimenticavo il campione. C'è l'uomo di punta, lasci indietro. No, dimenticavo il campione che è arrivato terzo al campionato italiano gruppo 5, Bettini Maurizio. Fiamme oro per gli amici. Ex Fiamme oro per gli amici. Moto KTM 250 credo. Anno 81. 81, sì. Anno 81. Anche gli altri. Tutte. No, ma Moreno no. Capitre, vuoi dire qualcosa anche te di. Ah sì, è vero. Moreno è dopo l'81. Ma come sono state ieri la prima giornata i risultati? La prima giornata dei risultati da guardare nelle classifiche adesso. Beh, non avete ancora guardato. Sì, non abbiamo guardato. Tra Pacciarone e Moreno. Abbiamo dato un'occhiata ieri sera e abbiamo visto comunque, vabbè. Una grande prestazione di Pacciarone. Dominio assoluto di Stefano Passeri, perché comunque. Sì, ma lì si sapeva anche prima. Sapeva anche prima, fuori classe. Sì. Il nostro Franco si è difeso bene, ho visto in un'accelerazione, ha fatto un quinto, sesto assoluto. In linea il fettocciato l'ho visto un po' rallentato, forse ha avuto qualche problema tecnico. Sì. Speriamo che abbia risolto i problemi al freno della gara precedente. L'hanno fortemente rallentato purtroppo, perché deve ancora esprimersi al meglio con questa moto. Ok. Allora cosa facciamo? Ci risentiamo più tardi? Ci sentiamo sul campo di gara. Sul campo di battaglia. Che chiaramente loro non sanno che noi stiamo arrivando. Stiamo arrivando, è in incognito. Il gruppo che lo sostiene è in incognito. Siamo curiosi. Giriamo tabella, banner, tutto necessario per farci vedere. Tifo, eh? Ok. È assolutamente vietato fumare ed avviare i motori prima dell'ordine del personale addetto. Gli altri passeggeri sono pregati di attendere gli ulteriori annunci di sbarco ai porti sottoposti. E lì dentro c'è la zona vecchia di porto. Poi dopo adesso noi andiamo là. La piazza degli attracchi è lì davanti con i due palazzoni. Però quella là è la zona nuova. Questa è l'Elba, stiamo arrivando. Siamo alla partenza della prima speciale del secondo giorno, fetticciato. Il terreno non è al massimo perché stanotte è piovuto, un po' viscido. Vediamo come se la cavano i ragazzi qua in queste situazioni un po' particolari. Thank you.
è un camion. Costi sui salti, mi costi fa il doppio. Taglielo! Grande! Eccolo, passi il maestro! Yeah.
Bettini. Occhio Osvaldo, che non mi arrivi Osvaldo. Osvaldo, se era quello là, era in terra adesso. Le altre grosse davano gas e non andavano mai. Questo che è invece? Non è italiano. Guarda me. L'ha costato, qui non è a posto. Magro? Sembrava un po'. Ma cazzo è quello lui? Quello è quello. Rossi direi, eh? Duel. Dio buono, io me lo vedo. Che progetto lo dici? Perussi. Sono cantato. Quasi veloce. Oh, io.
quando di Ferino è piantata bene in terra. Ops, appena il dottorone. Sei qua quelle che guida, eh? Sì. Non te lo ricordi, certo? E bamba. Vedi gli ammortizzatori finiti dietro? E a sedere. È penosa. Grande velocità per questo pilota. Decolla, eccolo. Ci fa il DMV che va più piano. Ora Angelo, cosa dici di sta 6 giorni qui? Ma
Ah, la gara è un po' impegnativa, i cambiamenti climatici, sai, caldo, freddo, acqua, asciutto, ha reso, diciamo, la speciale abbastanza impegnativa. Mi aspettavo un livello di media un po' più alto, i primi vanno sempre forte, ci sono tanti accompagnatori, ma ben vengono anche loro, che comunque vanno a riempire il numero degli iscritti, che è importante anche quello. I nostri cavalli? I nostri cavalli, insomma, non vanno mica male, pubblico quasi assente, purtroppo, non lo so, è un po' in crisi l'enduro, probabilmente sa un po' tutti i divieti, queste cose qua, si fa un po' fatica, però... La gente non riesce più a allenarsi, la non gente. Riesce più a allenarsi la gente, no? Perché... Per quello che va così piano. Quelli che vanno piano sono sempre andati piano, quelli che andavano forte, anche se non si allenano, vanno forte, però. Diciamo che è poco più che un gioco, mettiamola così. Comunque qua c'è un BMW che accelera se lo vuoi riprendere. Visto che hanno annullato l'ultima prova speciale, attendiamo i piloti quella mezz'oretta che manca facendo un salto qua in spiaggia, che è sempre un bel vedere. Andiamo, se non è... Fa il bagno? Breve pistola. Breve pistola. Perché? Ho toccato l'acqua del mare. Sì, però i piedi. I piedi c'è, gli scarponi. Via che te. Ingorpa. Stagione, non ti diverti, la città candida è tutta una merda, c'è questa gente davanti, anche l'ultima linea ci è arrivato dietro giù per un boschetto a uno e lo stavo per centrare. Dai, ti dargo a me. Fai il filtro? No, si, era più volto tal de. Ti guardo, ma non credo. Ti guardo, ma non credo. Guarda sempre così, piove sempre quando c'è la gara, quando è finita. Dai Franco, vale terra. E pur di non venire nella mia squadra ti sei malato. Questa te la faccio pagare. Peggio che il campo. Ma che sei matto? Sono contento che stai meglio, bravo. E vai anche bene. Alla fine? Ce l'hai un altro? C'è dell'acqua nella cassetta? C'è dell'acqua nella cassetta? Quello che ha poi la sostengo, sono morto sotto di la metti qui Moreno? Va bene che so. No, no, mi sposto, mi alzo. Pulita, pulita. Grande Morro! Vedete qua Moreno? C'è anche Beghelli, oh! Sarà la prima roba, eh? No, prima roba. Volevo prendere una bottiglia di vino, ma è del tag di ste. È ancora in corso, però... Ah, devi aspettare, poi ti sei fatto male sotto. Fatto come ha fatto Lorenzo, come fa Lorenzo. Grande morro. Sì, sì, sì. Alla fine del secondo giorno, normalmente che manutenzione facciamo su queste moto? Alla fine del secondo giorno. Allora, fine secondo giorno, allora come qua, se c'è polvere, subito filtri dell'aria. Okay. Anche qua un controllo, sì, del filtro dell'aria. Poi catena. Oggi c'è stato molto fango, dobbiamo togliere tutto il fango e tutto. Controllo la candela per poi la partenza domani mattina. La bulloneria,
Olio motore. Sì, ecco, io poi noi qua, questo motore mette poco olio. Sì. Abbiamo fatto la sostituzione dell'olio del cambio. Sì, sì, casseietti, no, più o meno. Tre etti e mezzo. Lamelle niente? No. Come no? Quando il cameraman faceva l'ombra là 6 giorni con questa moto qua nell'86, che manutenzione facevate voi? Uguale? Uguale, se lo facevo poi che noi. Rompevi le lamelle a San Pellegrino? Eh? Sì, però c'era una differenza, che a San Pellegrino si facevano 300 km al giorno. Wow. Qua ne facciamo un po' meno, eh. Appoggio sulla moto. Fine secondo giorno con Stefano Passeri, un commento veloce sullo svolgimento della giornata. Beh, diciamo che oggi non è partita proprio bene. Primo perché era gran brutto il tempo, quindi raffiche di vento, pioggia forte, e poi la moto non è partita e quindi ho preso subito 10 secondi di penalità. Però al di là di questo, al di là di questo poi tutto il resto è andato bene, perché le speciali belle e nonostante il brutto tempo comunque sono rimaste percorribili per tutto il giorno. Forse un po' l'ultimo giro, la prova speciale in linea, è diventata un po' pericolosina perché il fango, i canali e alcuni tratti che erano un po' veloci si sono parecchio rovinati, però tutto nella norma. Fa tutto parte del gioco. Comunque direi obiettivo divertimento raggiunto, ma per la maggior parte dei piloti. Ma assolutamente sì. Direi che l'importante comunque di fondo è questo qua. Beh, insomma, questo tipo di gare serve per divertirsi. L'aspetto agonistico credo che debba passare per forza in secondo piano. Poi in un posto come questo, davanti al mare, se poi ci abbiamo anche la bella giornata, diventa uno spettacolo. Ottimo, grazie Stefano. A voi, grazie. Ciao, grazie. Ciao, caro. Ciao, Chica. Ciao, ciao. Brava. Un parco chiuso molto particolare. Fine del secondo giorno qua all'Elba con Franco Pesci, classe 500. Com'è andata la giornata di oggi? Oggi è stata molto dura, ho piovuto tutta la notte e le speciali erano prima scivolose e poi dopo scivolosissime. Non so com'è andata, devo vedere ancora, però abbiamo finito. La linea su com'era? La prima linea era piovuto tantissimo, era secondo me divertente, invece dopo era diventata scivolosissima. Quindi diciamo che la domanda che è classica che abbiamo posto a tutti i piloti, obiettivo divertimento quasi raggiunto? Ma io sinceramente mi sono divertito poco, però la gara secondo me non è stata tanto bella. Abbiamo fatto le ultime 3 gare del campionato italiano che contrariamente a queste erano bellissime. Questa a me non mi è piaciuto tanto, però le gare sono anche questo. Purtroppo piove, i posti sono questi. Quindi per il divertimento speriamo nella giornata di domani. Ma non lo so, vediamo, perché è già molto nuvoloso. Speriamo. Va bene, un ringraziamento e un bocca al lupo per domani. Crepi, grazie. Ciao. Qui. Sempre qua all'Elba, fine secondo giorno, con gli amici francesi. Com'è andata? Sì, tutti bene, sì. Piaciuta? Ti sei divertito? Oui. Oui, oui. Sei divertito oui. Anche il francese, obiettivo raggiunto. Bel. Merci beaucoup. Bel, très merci bien. Beaucoup. Vai. Oh, dritto, pronto. Dai, la bandiera italiana. Tieni sulla bandiera. Dai. Dai. Bettini, parla con lui. Allora, la gara è stata abbastanza impegnativa, soprattutto perché il tempo è stato molto, molto, molto cattivo, molto inclemente, ci ha fatto proprio tribolare. La speciale in linea era molto bella e il fettucciato mediocre, poi il maltempo ha complicato la situazione, per cui il fango era veramente tanto e non si addice molto al mio stile di guida. Per cui comunque la gara è andata molto bene, il risultato è buono, ci siamo divertiti. È importante. A domani. A domani. Grazie Bettini. Siamo di ritorno dall'Elba, ormai attracchiamo qua a Piombino. Abbiamo lasciato i piloti sull'isola perché sinceramente ci aspettavamo un po' di meglio. Gara appena sufficiente.
deficiente, piloti non tanto contenti, direi che per una rievocazione importante come la 6 giorni del 1981 è stata una delusione. Non ci siamo. Speriamo che gli organizzatori capiscano quali sono stati i problemi e che le prossime, no, prossimi eventi, Romano, si migliorino un po'. Speciale non all'altezza, hanno tolto una speciale senza motivo, tutto un po' così, molto lento. Accelerazioni l'hanno tolti perché c'era l'asfalto umido. Guarda davvero il cielo là sopra. Niente, dai, stiamo a bomba che io da scorrere. Va bene? Okay. Dalla nave saluti a tutti e al prossimo evento. Come spintola qui?